Odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti di Confcommercio nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 2763 Zucconi, recanti disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021 in conseguenza dell'epidemia Covid-19. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva su canale satellitare della Camera dei Deputati e la trasmissione diretta sulla web TV della Camera dei Deputati. Do la parola a Enrico Postacchini, membro di giunta con incarico commercio e città, ricordando che il tempo a disposizione è di circa 10 minuti. A lei la parola, grazie. Grazie Presidente, grazie ai membri della Commissione e soprattutto complimenti anche ai relatori della proposta di legge. È un tema che abbiamo più volte sollecitato. So che i tempi sono stretti, riceverete un documento molto selettivo in 7 punti, compresa la premessa, quindi io andrò molto veloce. Ci sono sicuramente le condizioni per questo tipo di proposta, perché da noi più volte sollecitata. Ma non per questo non ci sentiamo di insieme condividere alcuni punti di chiarimento o di, chiamiamoli così, di criticità. È una misura necessaria, ma che deve in qualche modo tutelare sia il proprietario di casa, il locatore, che il locatario, cioè come dire, il principale destinatario di questa proposta di legge. Non dimentichiamo però, lo sappiamo bene anche nella nostra rappresentanza, che l'Italia è fatta molto di provincia, dove anche i proprietari dei muri appartengono a una classe media che in questo momento è fortemente in difficoltà e quindi la misura deve in qualche modo tener conto delle esigenze di entrambi, perché il locatore non è sempre una multinazionale, una grande società finanziaria, ma è una famiglia spesso che ha fatto il mutuo per comprare quei locali ed è frequentissimo, soprattutto nei paesi delle nostre province, che i locali siano anche proprietà di qualche commerciante sulla via principale del paese o sulla piazza, che a sua volta affitta dei colleghi, e quindi i problemi si sommerebbero 2 volte se non opportunamente selezionati. Intanto l'ambito di applicazione della proposta, noi suggeriamo di in qualche modo uscire un po' dal concetto della categoria catastale e di basarsi più che altro su quello strumento che abbiamo cercato di sensibilizzare in più occasioni come destinatari delle proposte, e sono le aziende che hanno avuto calo di fatturato documentabile o che hanno avuto comprovati periodi di chiusura in seguito ai DPCM che si sono succeduti, perché altrimenti rischieremo solo con le categorie catastali di non selezionare anche soggetti all'interno delle filiere commerciali che invece non hanno avuto questo tipo di disagio. Mi riferisco al settore alimentare, non solo. E quindi è più valido il concetto sicuramente proprio del documentato calo di volume, e poi assolutamente raccomandiamo che la misura comprenda anche l'affitto di azienda concettualmente, perché anche qui dobbiamo pensare a quelle migliaia di attività dentro i grandi centri commerciali che sono attività indipendenti e che non sono supportate da brand internazionali o da spalle larghe dal punto di vista finanziario, ma sono attività a tutti gli effetti che operano in quel regime di contratto di affitto di azienda. Sulla rinegoziazione del canone suggeriamo di parlare, cioè di chiarire meglio il concetto di rimodulazione del contratto, piuttosto che non che si debba divenire un nuovo contratto con tutto quello che comporterebbe, anche perché la misura è limitata nel tempo ed è contenuta ad un periodo che è quello dell'anno 21, limitatamente legato all'emergenza. Quindi, dovendo fornire all'Agenzia delle Entrate locale il cambio di importo dell'affitto d'azienda o del contratto d'affitto, suggeriamo che si guardi bene anche l'eventualità del passaggio sulle Camere di Commercio, ridefinendone meglio i ruoli, perché sarebbe un ulteriore passaggio che potrebbe, come è già capitato con il decreto Sostegni, magari un aggravio di tempi e di oneri per le Camere di Commercio, che dopo la riforma, sapete, non tutte navigano in acque splendide. Quindi suggeriamo che siano coinvolte a ragion veduta laddove sia veramente necessario.
Gli incentivi fiscali è un altro punto che vorremmo sottolineare, a beneficio, appunto, come dicevo nell'introduzione, di entrambi i soggetti, locatore e locatario. Quello che cerchiamo anche qui di suggerire, di far notare, è che forse la misura per il locatore che addivenga alla rinegoziazione debba essere di più immediata efficacia. Quindi il credito d'imposta sì, è assolutamente auspicato, ma una misura come potrebbe essere lo sgravio dell'IMU o un, al di là della cedibilità del credito d'imposta come viene proposto, che va benissimo, appunto a seconda della dimensione finanziaria del soggetto proprietario dei muri, prevedere delle forme altrettanto immediate di vantaggio quanto per il locatario, perché appunto, come dicevo, c'è il problema di tanti piccoli proprietari che sono anche loro in corso di mutuo con l'istituto bancario con il quale hanno comprato quell'attività e che poi a loro volta hanno riaffittato, e quindi un'interruzione, un cortocircuito nel canone d'affitto li metterebbe in seria difficoltà. Quello che suggeriamo poi, sempre completando il capitolo degli incentivi fiscali, è il capitolo della cedolare secca. Questa è una misura strutturale che vedremo ben applicabile al di là dell'emergenza sanitaria, e una cedolare secca del 10% probabilmente garantirebbe o faciliterebbe un ripopolamento soprattutto nei centri storici, perché in questo caso la misura diventerebbe strutturale e porterebbe a una rinegoziazione che da tempo auspichiamo. Si fa accenno anche alla riduzione degli oneri per le bollette delle utenze elettriche, anche questa la vedremo come misura più strutturale indipendentemente dalla rinegoziazione del contratto, perché anche questo appartiene al capitolo costi fissi, che da tempo sottolineiamo come esigenti di intervento, e come dire, il vantaggio in questo caso è più che altro per il locatario, non tanto per il locatore, quindi una misura da inserire, da rimarcare nel decreto sostegni, fra quei decreti che si occupano di sostegni a fondo perduto, quindi indipendentemente dal capitolo dei contratti, però misura assolutamente necessaria. Infine, il mancato pagamento è un elemento, a nostro avviso, un po' troppo, così come viene descritto e come viene proposto, un po' troppo penalizzante nei confronti del locatario, perché la decadenza automatica del contratto nel caso di mancata o tempestiva pagamento del canone di locazione, una volta rinegoziato, diventa un po' secco, e quindi una lettera di diffida dando tempo, 15-30 giorni, darebbe la possibilità quantomeno tra i due soggetti di poter chiarire le vicende. Da chiarirsi anche, questo proprio lo chiediamo come chiarimento, se le agevolazioni del locatore continuano o meno, appunto nel caso di interruzione del contratto d'affitto per cause come vengono evidenziate. Quindi questo è proprio l'aspetto sul quale chiediamo lumi. Chiudo, proprio per stare nei tempi stretti e per lasciare più spazio alle domande e chiarimenti, dicendo che anche questa proposta, più che meritevole, rischia di arrivare un po' lunga rispetto alle esigenze reali, perché i rapporti purtroppo fra padroni di casa di qualunque dimensione e locatari è già diventato abbastanza teso, perché veniamo da un anno e qualche mese di situazione critica, per cui andiamo anche a rinegoziare, speriamo, contratti in una fase in cui i rapporti fra i due soggetti sono tesi di per sé e spesso c'è già morosità. Quindi un po' come i decreti sostegni, dove arriviamo su aziende che non hanno il DURC in regola perché in questo anno e mezzo hanno fatto fatica a pagare i contributi previdenziali, è capitato e sta capitando soprattutto con i pubblici esercizi, o arriviamo a proporre strumenti di fondo perduto attraverso il credito bancario quando il rating dell'azienda si è già deteriorato dopo un anno e quattro mesi di crisi. Ecco, cioè appunto qui più arriviamo tardi e più i rapporti fra i due sono tesi, per cui forse anche il padrone di casa ha meno voglia di trattare le condizioni. Quindi in questo caso, come anche negli altri casi,
raccomandiamo massima celerità e coinvolgimento, come sempre, e vi ringraziamo, dell'associazione di categoria, perché la situazione è molto più tesa di quello che può sembrare, sia che si tratti di padroni di casa, multinazionali o di privati, anche di pensionati. Quindi il rapporto è teso di per sé. Però dobbiamo tutti fare lo sforzo perché i centri delle città o dei paesi e le periferie non si desertifichino a favore di non sappiamo che cosa, perché la riconversione poi urbana non ha ancora chiarito al posto dei negozi sulle nostre radiali che cosa nascerà, se tutti appartamenti a livello marciapiedi o se vogliamo continuare ad avere attività di servizio ai quartieri. Quindi è un tema estremamente delicato che si interseca con tante altre problematiche, per questo vi ringraziamo di averci coinvolto ancora una volta. Questa è tra l'altro la commissione alla quale più spesso ci riferiamo e vi ringraziamo due volte. Grazie mille. Benissimo, grazie. Do la parola all'onorevole De Toma, che ha chiesto di intervenire. Grazie Presidente, grazie Dottor Postacchini, la ringrazio ovviamente per le sue analisi e quello che effettivamente poi in parte abbiamo già udito nelle precedenti audizioni e continuiamo ovviamente a tenere, diciamo, ben fermo il timone su un obiettivo che è quello di raggiungere il prima possibile dei risultati. Auspichiamo anche che il governo faccia la sua parte, perché ovviamente noi come Fratelli d'Italia sentiamo molto la necessità di portare avanti una proposta di legge, quella dell'onorevole Zucconi. Ma nello specifico le faccio un attimo un paio di domande, così prendendo per ovviamente buono tutto ciò che ci ha voluto fornire, ma nello specifico volevo sapere se le risulta, se vi risulta quantomeno se ci sono state una rinegoziazione da parte ovviamente dei proprietari nei confronti appunto dell'affittuario in termini in percentuale, diciamo, in questo periodo, ovviamente parliamo 2020 ma soprattutto 2021, e visto anche le criticità che poi conosciamo bene venendo da quel settore, quello che si è verificato per quanto riguarda anche le garanzie accessorie che vengono richieste, parliamo di fideiussione bancaria, comunque di costi che ovviamente aggravano l'impresa. Sicuramente il tema è la temporaneità, sicuramente il tema è l'importo da dover mettere a disposizione per poter affrontare tutto quello che lei ci stava ricordando, soprattutto il punto di vista ovviamente di quello che riguarda poi purtroppo le attività chiuse per decreto. Sappiamo bene che ci sono delle attività che hanno subito passivamente e purtroppo negativamente la chiusura, ancora oggi non sono state riaperte alcune, e soprattutto per esempio il settore di provenienza, il settore del retail, della moda, come per esempio nel 2020 ha avuto un calo del fatturato di pari 20 miliardi, che comunque per appunto pesi e contrappesi dobbiamo tener conto di quelle che sono le criticità sia del proprietario che del locatario. Comunque nello specifico la domanda appunto se vi risulta ovviamente dalla vostra finestra di Confcommercio che comunque ci sia stato un modo intanto in percentuale di venirsi incontro. Grazie. Grazie onorevole De Toma, do la parola all'onorevole Zucconi. Prego. Sì, ringraziando anch'io per il contributo sicuramente importante, le volevo confermare che l'inclusione dei contratti di affitto di azienda e di affidamento di reparto concordo che vadano inclusi, così come va sottolineata meglio la rimodulazione del contratto rispetto al contratto vigente. Per quanto riguarda il taglio dell'IMU, la cedolare secca, sono cose sulle quali io concordo, in modo particolare sulla cedolare secca, è una battaglia tra l'altro ormai storica, però le risorse vanno sempre tenute in considerazione, perché già questa legge impegna un bel po' di risorse. Per quanto riguarda invece la decadenza del contratto, io credo che l'articolo 5 sia abbastanza chiaro e quindi lo rimando nuovamente, che l'ho riletto ancora al volo un'altra volta, ma insomma mi pare che sia tutto chiaro. Lo ringrazio di nuovo e mi auguro che questa legge, che lei ha giustamente dichiarato essere condivisibile, arrivi in porto grazie anche alla collaborazione, insomma, dei gruppi di maggioranza che sono presenti in Parlamento. Grazie. Grazie onorevole Zucconi. Do la parola all'onorevole Masi. Sì, grazie Presidente.
Volevo, diciamo, chiaramente su alcune questioni, diciamo, per nostra fortuna c'è una sintonia tra tutte le realtà che abbiamo ascoltato, sia sul prolungamento dei tempi della proposta di legge, sia sul discorso della categoria catastale. Abbiamo ascoltato parecchi soggetti che ci dicevano di evitare di inserire categorie catastali, ma di fare riferimento a settori che hanno avuto difficoltà nel periodo della pandemia. Secondo me questo è un buon suggerimento sia per questa proposta di legge, ma credo per tutte le misure che il Governo e il Parlamento stanno affrontando, soprattutto in tema di locazione a uso non abitativo. Volevo chiederle informazioni in merito al discorso della cessione del credito che prevede questa proposta di legge, ma anche la misura del Governo già prevede e a quanto pare ci dovrebbe essere anche nel nuovo decreto sostegni 2, se questa misura comunque sta funzionando, cioè se sta avvenendo la cessione del credito tra locatario e locatore e se oltre, diciamo, alla domanda c'è una buona risposta da parte dei locatori, o se voi immaginate un incentivo affinché questo avvenga in maniera più agevole. Inoltre non so se è arrivata una vostra memoria su quanto ci avete illustrato oggi, perché sarebbe molto interessante averla, perché è stata molto precisa e tecnica. Grazie. Grazie onorevole Masi. Allora darei la possibilità di rispondere cortesemente, siccome poi abbiamo l'aula, se riesce in 5 minuti, altrimenti ci invia oltre alla memoria anche le risposte. Grazie, a lei la parola, dottor Postacchini. Non la sentiamo. Non ancora? Credo anche in meno di 5 minuti, Presidente. Quindi, bene, grazie. Ringrazio gli onorevoli. Allora, comincio da De Toma dicendo che sì, ci risulta che ci siano stati casi di trattative fra proprietari di case o soprattutto di affitti di immobili commerciali dettati dalla buona volontà, nell'ordine del 20% circa della decurtazione del valore. Ma spesso anche con aggravio appunto di richieste di maggiore garanzie. Non si arriva certo al 50% che viene proposto da questa misura, che appunto opera su un livello maggiore. Settore moda sicuramente fra quelli colpitissimi per la stagionalità, ragione del Toma, quindi non c'è solo il problema e l'aggravio delle chiusure obbligate, ma c'è un problema che le chiusure hanno coinciso con delle stagioni. E quindi come se per l'agricoltura si impedisse la mietitura del grano o la raccolta della frutta quando è il tempo di raccogliere la frutta, quindi sono saltate pienamente le stagioni. All'onorevole Zucconi devo solo ringraziare e dire ok sulla proposta, e mi sembra che abbia soddisfatto anche quelli che erano alcuni dubbi del documento che arriverà a stretto giro e per il quale ringrazio anche la dottoressa Masi, perché sul tema della cessione del credito c'è sicuramente da riflettere, nel senso, come dicevo prima, che la cessione del credito è un grandissimo strumento, è perfetto, però occorre probabilmente qualcosa di più per i piccoli proprietari di casa che hanno lo stesso problema cioè una lotta fra poveri, hanno lo stesso problema dell'inquilino e quindi hanno bisogno immediatamente di monetizzare il loro sforzo e il loro sconto. Apprezzo molto e ringrazio il fatto che appunto il tema della suddivisione catastale non sia dirimente, ma si ragioni sulle categorie colpite proprio per evitare di disperdere risorse. Siamo noi primi, pur rappresentando gli uni e gli altri, sia i padroni di casa che gli inquilini, sia le categorie colpite che quelle anzi non colpite, ma per onestà intellettuale dobbiamo dire concentriamoci su quelli colpiti, perché altrimenti rischiamo di sperperare risorse che già non ci sono per tutti. Quindi grazie molto. Benissimo, grazie dottor Postacchini. Allora rimaniamo in attesa della documentazione. Assolutamente, grazie Presidente.
Dottor Bussoni, mi sente? Buongiorno. Viva. Sì. Buongiorno. Bene, ora la vediamo e anche la sentiamo. Allora, l'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti di Confesercenti nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 2763 Zucconi, recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021, in conseguenza all'epidemia Covid-19. Do la parola al segretario generale Mauro Bussoni, ricordando che il tempo a disposizione è circa di 10 minuti. A lei la parola, grazie. Perfetto. Sì, grazie a lei. Buongiorno, ringrazio la Commissione per l'invito a questa audizione. Il rallentamento dei consumi legato alle restrizioni che hanno comunque affossato i fatturati, in particolare delle imprese del turismo, ma anche di tante imprese del commercio, hanno messo in crisi la sostenibilità da parte delle imprese per le locazioni di impresa. Tanto che un'attività su due, fra quelle in affitto, per un totale di circa 300.000 imprese della somministrazione del commercio, dichiara di avere o avere avuto difficoltà a sostenere i canoni in questi ultimi mesi. Il 13%, oltre 74.000 imprese, teme di non riuscire più a pagare l'affitto. La questione degli affitti è la nuova emergenza per chi fa impresa oggi, in un contesto di pandemia in cui chi gestisce le aziende ha visto ridursi notevolmente il volume d'affari a causa della riduzione dei livelli di attività e le chiusure che sono state imposte. È necessario più che mai favorire una gestione equilibrata delle locazioni commerciali nell'area del Covid, mantenere in vita le attività è prioritario. Servono meccanismi incentivanti a favore sia del locatore che del locatario, o la maggior parte delle attività commerciali di vicinato non sarà più in grado di andare avanti. Gli interventi disposti con il decreto Cor Italia, poi migliorati con il decreto Rilancio e successivamente estesi per effetto delle modifiche successive intervenute con il decreto di agosto e i decreti ristori, sono stati sicuramente salutati con favore dalle imprese interessate, perché hanno consentito alle imprese, almeno momentaneamente, di prendere una boccata d'ossigeno. Tuttavia, le chiusure forzate, il calo di fatturato patiti da numerosi comparti, hanno comportato una perdita di liquidità tale da imporre l'introduzione di soluzioni nuove. Il credito d'imposta da solo, infatti, si è dimostrato insufficiente a risolvere le problematiche intervenute. L'associazione nostra, già a novembre del 2020, aveva indicato la necessità di arrivare a linee di credito agevolate mirate a sostenere le imprese nel pagamento del canone. Da evidenziare che sulla vicenda pesa anche lo stop alla cedolare secca sugli affitti dei negozi, che a fine anno 2019, quindi alle porte della pandemia all'indomani, ha comportato la negazione della tesa proroga. Non era un provvedimento perfetto quello, la norma era costruita soprattutto per i proprietari dei locali, visto che non c'era una garanzia per che i beneficiari potessero essere anche i conduttori. E per questo si era chiesto da parte di Confesercenti il suo ripristino con delle correzioni. Ciò premesso, va subito detto che la proposta di legge su cui qui si esprime un'osservazione va certamente nel senso di un miglioramento. Va accolta positivamente, infatti, la possibilità di rinegoziare il credito di locazione mensile in accordo con il locatore, mediante la stipula di un nuovo contratto, il quale sospende per il periodo della sua applicazione il contratto vigente. Positiva anche la previsione secondo cui ai locatari degli immobili, che si avvalgono di questa possibilità di rinegoziare, è prevista ed è riconosciuta la facoltà di corrispondere il 50% del canone di locazione mensile previgente ed è altresì riconosciuto per ogni mensilità oggetto del medesimo contratto un contributo a fondo perduto per un importo pari al 25% del canone di locazione previgente. Va tuttavia osservato, anzitutto, a nostro avviso, la stipula del contratto da rinegoziare andrebbe assistita dalle associazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi, per conferire maggior tutela nei confronti della proprietà all'impresa locataria. Il termine di durata del contratto rinegoziato previsto dalla proposta di legge lo consideriamo inoltre troppo breve. Esso andrebbe esteso almeno fino al 31 dicembre del 2022.
Nell'ottica di individuare poi tutti i soggetti economici effettivamente coinvolti e tuttavia non adeguatamente intercettati da dettato normativo, si ritiene necessario inoltre includere nella disciplina proposta anche per gli esercenti attività di impresa, arte e professione che gestiscono la propria attività in relazione a contratti di servizi o affitti di azienda, già fra l'altro considerati dalla normativa in essere. Contestualmente alle misure temporanee per il biennio 2021 e 2022, che si propone di introdurre e per fornire un'adeguata continuità ai fini della ripresa economica, riteniamo necessario prevedere un regime di tassazione agevolata sui redditi derivanti dalle locazioni commerciali a far data dal 1 gennaio 2023 a particolari condizioni, nella specie con riferimento alle rinegoziazioni del canone mensile effettuati negli anni 2021 e 2022, sottoscritte mediante nuovo contratto e subordinatamente ad una rinegoziazione di almeno il 30% in meno, si propone di accordare un regime di tassazione separata per i relativi redditi percepiti dai locatori derivanti dall'affitto degli immobili con un'imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 15%. Quanto alla proposta di estensione a tutto il primo semestre 2021 della già prevista riduzione degli oneri delle bollette elettriche nei confronti delle utenze, che prevedeva solo per il trimestre aprile-giugno nei confronti delle utenze relative agli immobili sottoposti alla rinegoziazione del canone di locazione o di affitto, essa si ritiene indubbiamente positiva, con i comprensibili limiti relativi alla somma di spesa che è stata autorizzata, certamente insufficiente a coprire il fabbisogno relativo all'alto numero di imprese per le quali occorre coprire le voci fisse di tariffa in relazione al mancato uso dei locali e conseguenzialmente delle utenze durante il periodo della pandemia. In relazione a tale previsione, proponiamo che il contratto con cui si è proceduto a rinegoziare il canone possa essere trasmesso all'autorità di regolazione per l'energia, reti ambiente, ARERA, anche per il tramite delle associazioni rappresentative che hanno assistito l'impresa nella fase di stipula. Quindi, Presidente, proponiamo alcuni correttivi che darebbero continuità comunque ad una solidità dell'impresa, tenuto conto che la fase di emergenza probabilmente avrà ancora qualche anno di durata in noi per poter ritornare in modo definitivo alla normalità. Grazie per l'attenzione, inviamo immediatamente alla fine di questa audizione il documento che in modo sintetico io qui esporrò. Benissimo, grazie. Allora restiamo in attesa del documento. Intanto ha chiesto di intervenire l'onorevole Masi, relatrice del provvedimento. Prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio il segretario generale di Confesercenti. Chiaramente ci sarà molto utile avere una memoria scritta perché ci ha parlato di tanti aspetti, sia delle misure già attuali sia della proposta di legge. E, nell'attesa le volevo chiedere se, come altre realtà che abbiamo ascoltato, anche voi convenite sull'evitare la categoria catastale e fare riferimento alle aziende che hanno avuto un calo di fatturato oppure che a seguito chiaramente della pandemia sono state chiuse per provvedimenti del governo. E quindi rivedere un po' questo aspetto della proposta di legge e se ci sono invece miglioramenti che voi volete proporre sul discorso della cessione del credito, perché anche altri soggetti che abbiamo ascoltato ci hanno posto la questione che molto spesso si ha difficoltà da parte del locatario cedere il credito e ancora di più si sente questa difficoltà quando la cessione avviene tra locatario e locatore. Quindi volevo conferma se anche voi avete questo feedback da parte dei vostri soci o se avete invece una riflessione diversa su questo e se ci sono delle migliorie sia legate a questa proposta di legge ma in generale sul discorso della cessione del credito tra locatario e locatore che possono essere utili a questa commissione. Grazie. Grazie onorevole Masi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Zucconi. Sì, anch'io mi unisco ai ringraziamenti al dottor Bussoni, però ci tengo solo a chiarire una cosa, che la proposta di legge non prevede un automatismo, cioè un'imposizione legislativa.
tutto è demandato alla rinegoziazione, quindi alla volontà delle parti di andare a rinegoziare quella parte, rimodulare quella parte del contratto che riguardava il canone. Quindi io capisco la difficoltà, ma è omnicomprensiva, cioè si riferisce alle categorie catastali, quindi a tutti, proprio perché nel caso in cui le parti decidano, apprese e apprezzate le circostanze di una pandemia, andare a rinegoziare, noi abbiamo ampliato la platea perché non è un'imposizione legislativa, ma sono le parti che devono far scattare questo meccanismo. E la ringrazio di nuovo. Grazie onorevole Zucconi. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Squeri, prego. Sì, grazie, saluto il mio conterraneo dottor Bussoni. Ma io faccio un intervento partendo dall'anno scorso, perché questo argomento si è visto subito già dal primo lockdown, che sarebbe stato portatore di un dissesto che adesso cova sotto le ceneri, anzi no, sotto le fiamme, perché siamo ancora in incendio. Però era già dall'anno scorso che si dibatteva che questo discorso di esigenza di intervenire laddove in mancanza di attività ci fossero quelli che dovevano continuare a pagare un affitto senza avere ricavi avrebbe provocato conseguenze nefaste, lo sapevamo, adesso lo tocchiamo con mano. Per cui benvenga questa proposta di legge, avrà certamente da parte nostra il pieno appoggio. Ma la domanda è questa. Siamo in tempo? Cioè quando, entro quando una proposta di legge che sappiamo ai tempi che ha può intervenire su un argomento che è legato all'emergenza? Perché poi il concetto che il collega Zucconi ha appena evidenziato, cioè sulla volontarietà, quella c'è sempre, non c'è bisogno di una proposta di legge per inserirla. Invece c'è bisogno adesso di una spinta che in una situazione emergenziale introduca elementi di facilitazione, di incentivo, di agevolazione perché ciò avvenga. Per cui ribadisco, entro quando questa legge deve essere approvata, anche perché lo si sappia noi qui all'interno, che poi come Zucconi anch'io farò di tutto perché abbia un percorso veloce, però veloce quanto? Secondo una vostra valutazione, chiaramente. Grazie. Dottor Bussoni, se vuole rispondere, intervenire, okay, ha qualche minuto a disposizione. Grazie. Perfetto. Onorevole Marri, la gestione del credito è una questione complicata. Lei ha giustamente evidenziato questo fatto, la cessione del credito diventa un problema serio, specialmente quando l'interlocutore è solamente il proprietario dell'immobile. Su questo sarebbe opportuno una norma che permettesse comunque una cessione del credito facilitata anche nei confronti di altri soggetti e rendesse quindi più fluido questo tipo di opportunità. Il fatto che comunque ci sia un legame fra perdita del volume e beneficiari credo che sia una scelta dovuta. Estenderlo a tutti i soggetti si rischierebbe comunque di dare agevolazioni a chi effettivamente non ne ha bisogno, e invece in questa fase noi riteniamo che sia giusto comunque concentrare le disponibilità finanziarie nei confronti di quelle imprese che effettivamente hanno subito comunque delle contrazioni dal punto di vista economico consistenti. Onorevole Zucconi, il discorso al quale lei faceva riferimento, che ci deve essere comunque una volontarietà da parte ovviamente dei soggetti interessati ad addivenire a questo tipo di soluzione, è ovviamente al centro comunque della proposta di legge. Non ci era chiaro, per questo abbiamo evidenziato la cosa, che il provvedimento potesse essere esteso anche ai casi di affittanza d'azienda,
che all'interno del mondo che noi rappresentiamo sono comunque numerosi, riguardano non solo le gallerie commerciali, ma riguardano molto spesso anche delle gestioni all'interno del comparto alberghiero e del settore dei pubblici esercizi. Quindi se all'interno della formulazione, così come è stata compresa, sono ricomprese anche questo tipo di, diciamo così, di locazioni, ovviamente la cosa ci sta bene e lo sottolineavamo proprio in questo senso. Saluto anch'io l'onorevole Scleri, proveniamo dalla stessa terra, quindi ci salutiamo in questo territorio neutro. Siamo in tempo. Io ho avuto l'opportunità di leggere ieri diciamo così, le anticipazioni che ci sono state date rispetto all'emanando decreto Sostegni 2, o se vogliamo, io preferisco chiamarlo decreto imprese. Mi pare che all'interno di questo ci siano degli indirizzi importanti per quanto riguarda anche il problema legato alle locazioni, cioè quindi la possibilità di prevedere comunque dei crediti d'imposta anche fino al 31 maggio del 2021, al 30 maggio del 2021 per quanto riguarda le locazioni, quindi c'è in questo senso una risposta immediata che potrebbe essere data dal decreto legge, però la cosa che noi piace di più di questa proposta per la quale siamo stati auditi oggi è il fatto che potrebbe essere resa strutturale, cioè se passasse il suggerimento che noi abbiamo dato di rendere comunque strutturale, a fronte di una riduzione del canone di locazione del 30% della durata di 6 anni, la possibilità comunque di dare respiro alle imprese, ecco, questo ci pare un investimento verso il futuro, verso le imprese, che sarebbe molto utile. Quindi, al di là dei provvedimenti che saranno adottati con il prossimo decreto imprese o il secondo decreto sostegni, ci piacerebbe comunque avere una legge strutturata che permette, sulla base delle valutazioni che abbiamo fatto, quindi riduzioni concordate, permettesse comunque di avere un periodo di agevolazione dal punto di vista dell'importo dell'allocazione più lungo. E questo aiuterebbe tantissime imprese, quelle che sono più in difficoltà in questo periodo, sono ovviamente quelle del comparto turistico. Spero di aver risposto a tutto. Grazie, benissimo. Rimaniamo allora in attesa della documentazione. Buona giornata, grazie. Perfetto. Grazie, buona giornata a tutti voi. L'ordine del giorno Sì. della. Prego, Sì? Sì, direi di iniziare. prego. Direi di iniziare. L'ordine del giorno della seduta odierna reca l'audizione informale dei rappresentanti della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola Media Impresa nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge Camera 2763 Zucconi, recante disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione di immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive per l'anno 2021, in conseguenza all'epidemia Covid-19. Do la parola al Presidente, se c'è Marco Misischia, al Coordinatore Cristiano Tomei, che vedo, ricordando che entrambi assieme avete a disposizione in tutto 10 minuti. Chi Sì, interviene? grazie. Interviene lei. Bene, grazie, prego. Sì. Grazie Presidente. Come Confederazione Nazionale dell'Artigianato
con le medie imprese. Riteniamo che il tema del sostegno agli affitti sia un tema assolutamente centrale, fortemente avvertito da tutte le imprese dal momento dell'entrata del nostro paese nell'emergenza sanitaria dovuta agli effetti della pandemia da Covid-19. È un tema che è trasversale a tutte le attività produttive a tutte le imprese e inizia a ricevere dei sostegni con il decreto Cura Italia a partire appunto con le misure che riguardano il mese di marzo del 2020. Poi con il decreto rilancio rispetto al primo provvedimento, ai primi provvedimenti introdotti con il decreto Cura Italia, rispetto alle botteghe e ai negozi, la misura viene estesa anche alle attività ricomprese nella filiera così, del turismo e quindi una delle filiere che in qualche maniera è stata particolarmente interessata e provata insieme alle altre dagli effetti economici e negativi della pandemia. Le criticità che sono state da subito avvertite ed evidenziate dal CNA rispetto all'effettivo utilizzo delle misure introdotte attraverso il credito d'imposta è il fatto che tale credito d'imposta matura solo per effetto dell'avvenuto pagamento del canone di locazione dell'immobile, in quanto la ratio che viene richiamata nella norma è quella di ristorare il soggetto del costo sostenuto per il predetto canone. E quindi noi ci siamo da subito trovati con le nostre imprese, tutte le nostre imprese, appunto con una difficoltà per mancanza di liquidità dovuta alle necessarie restrizioni che sono state imposte, se ricordiamo tutti, purtroppo anche il primo lockdown generale che ha riguardato un periodo molto 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 lungo. E quindi, nonostante il provvedimento poi abbia previsto attraverso l'introduzione di un'ulteriore misura nel decreto rilancio della cedibilità dello stesso credito d'imposta, insomma, la misura è stata di difficile accesso per le nostre imprese, nonostante la platea, peraltro, è stata ulteriormente allargata nel suo perimetro di interesse fino ad arrivare alle attività che interessassero anche i centri termali. Anche lo stesso decreto cosiddetto ristori, in qualche maniera, ha poi allungato il provvedimento, vi è stata una continuità temporale, ma vi sono stati dei limiti che poi sono stati mantenuti per le attività non rientranti nel perimetro della filiera turistica, con dei limiti che venivano imposti, diciamo, sia per quanto riguarda i ricavi e sia per quanto riguarda gli ammontari medi relativi ai periodi di imposta dell'anno precedente. E quindi, in sostanza, abbiamo avuto anche per questi ulteriori motivi delle difficoltà, rispetto alla possibilità da parte delle imprese, tutte interessate, tutte in diversa misura, ma comunque colpite dall'emergenza sanitaria, ad avere dei limiti inizialmente con il 50%. Poi, anche se ridotti al 30% della perdita dei ricavi come limite per poter accedere, come a tante altre, ma anche e soprattutto a questa misura, di poter beneficiare di quanto introdotto nei provvedimenti che ho appena citato e che naturalmente conoscete, che conoscete tutti. E quindi, se poi in qualche maniera sono stati, diciamo, un po' rivisti questi limiti, l'accessibilità, se dall'inizio sicuramente non ha riguardato una ampia platea, e comunque anche se è permesso un maggiore accesso, questo maggiore accesso si è sempre riferito a una platea limitata anche per la stessa
difficoltà nell'accedere e nel poter rientrare nel range, nei limiti che erano previsti a seconda di diversi criteri, che hanno costituito, scusatemi il termine, a volte delle vere e proprie tagliole per le imprese che invece avevano una forte necessità di mantenere quel costo fisso costituito appunto di poter assicurarsi in qualche maniera, avere una garanzia, avere un provvedimento che le aiutasse a sostenere quel costo fisso che è costituito dagli affitti per mantenere il luogo dove poter continuare il proprio lavoro, la propria attività. Senza quel luogo l'attività non si può mantenere e senza poter accedere a determinati provvedimenti si sono creati forti indebitamenti delle imprese, da parte delle imprese, e situazioni anche di criticità per, sotto il profilo del mantenimento degli aspetti legittimi contrattualmente parlando. E lo stesso decreto sostegni bis, che recupera anche una mancanza temporale che si fermava fino a dicembre del 2021 con i vari decreti, appunto, Cura Italia, rilancio, agosto, ristori, eccetera, eccetera, recupera almeno fino a maggio, da gennaio a maggio 2021, questo vuoto temporale per quanto riguarda il provvedimento. Ma in sostanza continuano a esserci delle criticità. Una è quella appunto di dover assolvere al pagamento della locazione per accedere al 60% del credito d'imposta, cosa che non è possibile alla stragrande maggioranza delle imprese e delle attività produttive perché non hanno più soldi e liquidità per forse riportarli anche a casa, figuriamoci se possono avere dei soldi per pagare degli affitti che sono a volte elevati se pensiamo a strutture opifici, a strutture turistici, alberghiere, opifici artigianali, a attività commerciali e basta guardarsi in giro per le città vedendo tanti negozi che sono chiusi, vuoti e con le vetrine ormai impolverate. E se pensiamo anche al limite che è stato sì tolto a tutta la filiera del turismo, ma mantenuto addirittura per le altre restanti attività, per il limite appunto dell'ammontare medio mensile che è al 30, ancora al 30%, insomma, questa cosa ci fa veramente un po' preoccupare. E quindi il arrivo alla proposta di legge per quanto riguarda le disposizioni concernenti la rinegoziazione dei contratti di locazione degli immobili destinati ad attività commerciali, artigianali e ricettive, e credo che insomma sia una proposta che possa essere accolta con molta positività, perché supera la condizione imposta per accedere al credito d'imposta, che è quella di dover pagare il canone di affitto per poi riavere un credito d'imposta. Non vi sono dei limiti sui ricavi e gli ammontari medi, recupera anch'essa il limite temporale e quindi queste novità che sono questi elementi di novità che sono riportati in questo provvedimento, in qualche maniera insieme alle misure riportate diciamo oggi nel decreto sostegni bis, almeno nella sua bozza, possono in qualche maniera dare una risposta a un perimetro molto ampio. Ossia, con il decreto sostegni bis, noi continuiamo a dare una risposta a chi ha potuto pagare un affitto e quindi accedere al credito d'imposta. Con il provvedimento di cui oggi stiamo dando il nostro contributo, il nostro parere in questa audizione, invece andremo a recuperare quella platea di imprese che non avendo potuto pagare l'affitto, non hanno potuto accedere alla misura del credito d'imposta e potrebbero intervenire con la condizione della rinegoziazione del contratto di affitto a un contributo del 25% e allo stesso credito d'imposta del 60%, peraltro cedibile lo stesso che per una rinegoziazione con lo stesso locatore, proprietario dell'immobile, scusatemi.
E quindi questi elementi di novità che sono riportati all'interno di questa proposta di legge, secondo noi, potrebbero e dovrebbero far parte di un'integrazione dello stesso provvedimento e della stessa misura contenuta nel decreto sostegni bis, in modo che appunto possa essere ricompresa in fase di conversione in legge del decreto sostegni bis e le due misure insieme in un'unica norma convertita in legge possa dare una risposta più adeguata, più accessibile e sicuramente con una platea perimetrale di imprese molto più ampia. Grazie. Grazie, le è rimasto dentro i 10 minuti che vi spettavano. Saluto il presidente che vedo collegato. Purtroppo però abbiamo dei tempi strettissimi dovuti all'aula, per cui darei la parola all'onorevole Masi. Prego. Buonasera a tutti. Sì, grazie presidente. Ringrazio i referenti di CNA. Per essere oggi qui, chiaramente ci hanno fatto una panoramica sia sui provvedimenti, diciamo, che abbiamo approvato lato governo e lato Parlamento, sia diciamo, legati alla proposta di legge. Sulla parte del credito d'imposta di cui ci parlava all'inizio l'ospite qui oggi, lui chiaramente faceva riferimento alla possibilità di usufruire di un credito d'imposta una volta che comunque è stato pagato il canone. Chiaramente nei vari decreti, se non ricordo male, già dal decreto rilancio c'era la possibilità, qualora il locatore ne dasse la possibilità al locatario, di avere uno sconto immediato sul canone, con l'assunzione del credito d'imposta e quindi ridurre così, la minor liquidità, per pagare il canone da parte del locatario. Volevo capire se questo strumento è stato utilizzato dai vostri soci, quindi se c'è stata una richiesta e poi ed è stata accolta da parte dei locatori ad ottenere il credito d'imposta e così a effettuare un immediato sconto sul canone mensile. Grazie. Grazie, onorevole Zucconi. Grazie Presidente, solo per ringraziare il Presidente CNA e il Dottor Tomei per i contenuti che ci hanno fornito e che ritengo utilissimi. Allora, innanzitutto se avete della documentazione da inviare, noi la trasmetteremo ai colleghi e se vuol rispondere o il presidente Misischia o il coordinatore Tomei, massimo però devo darvi 5 minuti, non di più. Sì. Grazie. Per rispondere, ringrazio l'onorevole Zupponi per le sue dichiarazioni. Per rispondere all'onorevole che è intervenuta poco fa, è evidente che in pochissimi, poi stiamo anche facendo questa verifica, ma dal primo sondaggio in pochissimi hanno potuto ottenere lo sconto perché l'importanza di un provvedimento che andrebbe assolutamente integrato nel decreto sostegni, che poi richiama, come ho detto, gli altri decreti e dà già un'importante risposta. E questo ulteriore provvedimento, incardinato in conversione di legge in decreto sostegni, sicuramente darebbe una legittimità, una forza e una maggiore capacità contrattuale, darebbe, come dire, un imprimatur con un aspetto legislativo affinché ci sia una iniziativa convergente da parte del conduttore, da parte del proprietario, per andare a una rinegoziazione senz'altro calmierata. E sarebbe se ne darebbe un'evidenza normativa e mi permetto di dire anche politica in qualche maniera, che sicuramente tenderebbe maggiormente ad andare verso questa auspicata tendenza. Grazie. Benissimo, grazie. Allora rimaniamo in attesa se ci inviate la documentazione. No, Volentieri, grazie. scusi, l'onorevole Masi. Sì, no, volevo solo chiedere, Prego. ci diceva che volete fare comunque una rilevazione tra i vostri soci per capire se il discorso della cessione del credito sta funzionando, se poi insomma anche in una fase successiva a seguito di questa indagine ci fate pervenire un po' di numeri ci sarebbe utile. Assolutamente. Grazie.
In prima battuta, onorevole, dico anche alla Presidente della Commissione che me lo ha chiesto, faremo arrivare a breve il documento e successivamente anche questa rilevazione che stiamo facendo su quanti nella platea delle imprese che potevano essere interessate alla misura sono riuscite ad accedere al provvedimento del credito d'imposta. E questo credo che sia un elemento utile anche per confermare quanto noi, almeno in questo primo sondaggio, abbiamo rilevato nell'importanza di mantenere il decreto sostegni unito alla possibilità di questa proposta di legge che andrebbe a rimedio, a dare una risposta complessiva, un aiuto complessivo. Grazie. Un aiuto maggiore. Mi scusi, ma grazie. Siamo un po' di corsa. Grazie a lei, grazie Presidente, grazie Dottor Tamei. Grazie a voi, buona serata, buon lavoro.